Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio primo video qua sul canale YouTube. Oggi parleremo di buchi neri. So che ne avrete sentito parlare in tutte le salse possibili, perché ormai qua sul web si trova davvero qualsiasi cosa. Quindi ho pensato di fare così: cerchiamo di analizzare insieme le ultime novità per quanto riguarda questi oggetti celesti estremamente spaventosi. Poi alla fine del video risponderò alle domande che mi avete fatto sul box di Instagram. Quindi se non mi seguite anche su Instagram, vi consiglio di andare a cercarmi, perché posto quotidianamente news spaziali e inoltre abbiamo un confronto più diretto e potete chiedermi quello che volete affinché poi io risponda in questi video che pubblicherò in questo canale YouTube. Benissimo, allora, buchi neri. Intanto i buchi neri sono, ci troviamo nel contesto della relatività generale di Einstein, e questi oggetti sono davvero le cose più estreme che ad oggi conosciamo all'interno del nostro universo, e sono addirittura stati rilevati. La cosa fighissima è che abbiamo una prova diretta della loro esistenza. Ma la peculiarità di questi oggetti è che hanno una densità enorme. Noi sappiamo dalla relatività di Einstein, come dicevo, che lo spazio-tempo viene deformato in presenza di un oggetto massivo. Più l'oggetto è massivo, più lo spazio-tempo subirà l'effetto di questa massa e quindi di conseguenza si curverà. I buchi neri sono quegli oggetti che hanno una densità tale che la curvatura dello spazio-tempo risulta essere infinita. A livello matematico, quindi, questo appunto è descritto da un infinito. Noi ovviamente non sappiamo che cosa succeda all'interno della singolarità. Questo perché le leggi della fisica che conosciamo all'interno di quel punto non funzionano più. Quindi ad oggi sono in corso delle ricerche per quanto riguarda questi punti speciali. Le ricerche che si pongono l'obiettivo di capire che cosa succede all'interno della singolarità sono le teorie quantistiche della gravità, come ad esempio la loop quantum gravity o le teorie delle stringhe. Discorso che oggi noi non affronteremo perché è molto complicato. Tornando però a che cosa sono i buchi neri. L'ipotesi che la materia potesse soccombere sotto una forza di gravità estrema in realtà esiste da molto tempo, addirittura molto prima della formulazione ufficiale che si deve a Schwarzschild, il quale fu il primo a trovare questo oggetto celeste come soluzione delle equazioni di campo di Einstein intorno agli anni 20. Già dal 700 abbiamo delle trattazioni che ipotizzano l'esistenza di questi oggetti. Lo stesso Laplace, noto matematico francese, ipotizzò un oggetto con una massa talmente elevata, ma talmente elevata da trattenere addirittura la sua stessa luce, risultando appunto nero. Come dicevo prima, la prima formulazione ufficiale la si deve a Schwarzschild. Schwarzschild era un volontario attivo dell'esercito tedesco durante la prima guerra mondiale e durante i momenti di pausa, a quanto pare, si divertiva a trovare soluzioni delle equazioni di Einstein, in particolare calcolando il campo gravitazionale attorno ad un corpo nello spazio. Grazie alla sua formulazione, quindi, è possibile dimostrare matematicamente l'esistenza dei buchi neri, ma anche alcune caratteristiche di questi buchi neri, come ad esempio il raggio di Schwarzschild a partire dalla massa dell'oggetto. Noi sappiamo che le stelle nascono, si sviluppano, invecchiano e concludono il loro ciclo vitale, un po' come noi esseri umani. Ed in base alla loro massa, la fine che andranno a fare sarà diversa. Se sono stelle con massa minore, ad esempio stelle con una massa simile a quella del nostro Sole, diventeranno delle nane bianche. Se invece la loro massa è molto più grande, la loro vita terminerà in un'esplosione di supernova che al suo interno racchiuderà una stella di neutroni o un buco nero. Noi non possiamo osservare direttamente un buco nero, ma possiamo rilevarne gli effetti gravitazionali sugli oggetti che gli orbitano intorno, a causa della loro capacità estrema di curvare appunto lo spazio-tempo, inducendo agli oggetti vicini delle orbite che non avrebbero se non ci fosse questo buco nero. Noi possiamo vedere quello che si trova all'interno di un buco nero solo fino a quando questo qualcosa non oltrepassa un confine chiamato orizzonte degli eventi. Nessun evento che si verifica oltre questo confine potrà mai essere osservato dall'esterno. Il raggio di questo orizzonte, come dicevo prima, sarà proporzionale alla massa di partenza del nostro oggetto, che collassa diventando appunto un buco nero. Maggiore è la massa, maggiore sarà il raggio di Schwarzschild. Ma tutto ciò che invece si trova al di fuori di questo confine ha ancora la possibilità di sfuggire, ed è quello che noi riusciamo a rilevare grazie ai raggi X e ciò che noi abbiamo fotografato. Due foto che ritraggono i buchi neri della galassia ellittica M87 e il buco nero al centro della nostra galassia, della Via Lattea Sagittarius A asterisco. Questo perché la materia che si trova attorno a un buco nero mentre collassa si riscalda tantissimo ed emette radiazioni che noi riusciamo a rilevare. Ma veniamo al dunque, cerchiamo di capire quali sono le novità che
riguardano i buchi neri che sono uscite nel breve periodo. Intanto la nostra capacità di rilevare questi oggetti apparentemente invisibili nel nostro universo sta facendo passi da gigante. La prima scoperta è quella di cui ho già parlato nel mio Reels su Instagram, vi consiglio di andare a seguirmi anche lì, in cui raccontavo che ultimamente è stato trovato un bestione di buco nero estremamente enorme, addirittura 33 miliardi di volte la massa del Sole. Il buco nero al centro della nostra galassia, Sagittarius A asterisco, è solo 4 milioni di volte la massa del Sole. Questo qua è ben 33 miliardi di volte. Il buco nero più grande ad oggi scoperto si chiama TON-618 e le sue dimensioni sono di 66 miliardi di volte la massa del Sole. Quest'ultimo buco nero che abbiamo trovato è stato rilevato grazie al metodo del lensing gravitazionale ed è il primo che è stato rilevato con questa tecnica. Ma che cos'è il lensing gravitazionale? Beh, il lensing gravitazionale semplicemente è un fenomeno di distorsione della luce. Distorsione della luce emessa da qualche sorgente che si trova a qualche anno luce di distanza. Quando tra noi e l'oggetto che emette luce si frappone un altro oggetto massivo, allora la luce della sorgente al di là di questo oggetto viene deformata, la sua traiettoria viene deformata e in particolare in questo caso specifico l'oggetto deformato era una galassia che si trovava dietro questo buco nero. Infatti se notate sembra una banana, è tutta schiacciata di lato, ma in realtà questa galassia è molto grossa, molto più grossa di come appare in questa foto, come appare a causa della deformazione del lensing. Come dicevo però, questo non è stato l'unico buco nero che è stato scoperto in questo periodo, infatti ne sono stati scoperti altri due molto più piccoli e molto più vicini a noi. Questo buco nero gigante si trova a 2,7 miliardi di anni luce rispetto alla Terra, quindi siamo estremamente tranquilli, speriamo di non trovarne qualcuno qua nelle vicinanze perché allora lì sarebbero cazzi, sto scherzando. Questi due nuovi buchi neri che abbiamo scoperto invece sono molto più vicini ma molto più piccoli, addirittura forse sono i buchi neri più vicini che sono mai stati rilevati grazie allo studio del movimento di alcune stelle tracciate dal satellite Gaia dell'ESA, e i ricercatori hanno individuato una strana oscillazione. È come se queste stelle fossero attratte gravitazionalmente da un oggetto massiccio, ma questo oggetto massiccio non si riusciva a vedere, quindi l'unica soluzione per la scelta del colpevole era appunto ipotizzare che fosse un buco nero. Questi buchi neri si chiamano Gaia BH1 e Gaia BH2 e si trovano corrispettivamente a 15.600 e 3.800 anni luce da noi. E la loro massa è circa 10 volte la massa del nostro Sole. Vi ricordo che quello di prima era 33 miliardi di volte la massa del nostro Sole. Quello che è strano è che, a differenza degli altri buchi neri che sono stati rilevati grazie al materiale riscaldato intorno che emetteva raggi X, questi buchi neri sembrano veramente invisibili e possono essere rilevati solo a causa dei loro effetti gravitazionali. Questi due buchi neri si trovano in un sistema binario e sono molto più lontani dalle rispettive stelle che orbitano intorno a questi due buchi neri. Ma forse la notizia più scioccante riguardo ai buchi neri che abbiamo avuto nell'ultimo periodo è quella che i buchi neri potrebbero essere addirittura l'energia oscura. Qua dobbiamo fare un'altra digressione su che cosa sia l'energia oscura. Allora, l'energia oscura è quella forma di energia che contribuisce addirittura al 75% alla materia energia dell'intero universo. Avrete visto tutti questa immagine dove solo il 5% della materia dell'universo è composta da materia che conosciamo, da materia che compone noi esseri umani e tutta la nostra Terra, ma anche i pianeti, le stelle, e sarebbe quella materia descritta dal modello standard, del modello standard delle particelle. Beh, insomma, attualmente pare che ben il 95% di tutta la materia e energia che compone l'universo è materia che non è descritta dal modello standard, solamente il 5%, il 5% sono cose che conosciamo, il 95% non abbiamo idea di che cosa sia. Il 75% di questo 95% è energia oscura, mentre circa il 20% è composto da materia oscura. Se già mi seguite, sapete più o meno che cosa sia la materia oscura, perché ne ho parlato tanto. Ma come sappiamo che esiste l'energia oscura? Noi sappiamo che l'energia oscura esiste perché osserviamo che l'universo si sta espandendo, ma si sta espandendo in modo accelerato. Questa accelerazione è provocata dall'energia oscura. Questa energia è chiamata energia del vuoto e sembrerebbe essere inclusa nello spazio-tempo stesso e sarebbe appunto responsabile della separazione delle galassie presenti nell'universo, perché questa forza si opporrebbe alla naturale forza di attrazione gravitazionale che queste galassie avrebbero le une con le altre. Se l'energia oscura non esistesse, queste galassie si addenserebbero a causa della forza gravitazionale che ognuna esercita sull'altra, ma l'energia oscura provoca questo allontanamento reciproco, funge come motore per allontanarle.
Bene, questo studio unisce questi due aspetti, gli aspetti più interessanti del nostro universo, buchi neri ed energia oscura, insieme, ma in che modo? Un team di ricerca ha infatti ipotizzato che i buchi neri supermassicci potessero essere la fonte addirittura dell'energia oscura che guida l'accelerazione dell'espansione cosmica. Ma come? Studiando l'evoluzione cosmologica dei buchi neri al centro di alcune galassie antiche. Infatti, i ricercatori hanno scoperto che la rapida crescita di questi oggetti non può essere spiegata con fenomeni conosciuti. Questa crescita sembra andare pari passo con l'accelerazione dell'espansione dell'universo. Il team di ricerca ha confrontato dei buchi neri al centro delle galassie antiche con buchi neri di galassie più lontane, quindi più giovani, ed ha trovato che i buchi neri di oggi sono da 7 a 20 volte più grandi di quanto non fossero 9 miliardi di anni fa, e quindi questo tasso di crescita non riesce ad essere spiegato con le ipotesi standard. Quindi i ricercatori hanno mostrato che i buchi neri guadagnino massa in modo coerente con il loro contributo all'energia del vuoto e lo farebbero fornendo una fonte di energia. In generale, i buchi neri possono aumentare le loro dimensioni ingurgitando la massa che li circonda, oppure attraverso la fusione con altri buchi neri. Ma andando a studiare delle galassie dormienti, ovvero galassie che hanno finito di formare stelle lasciando poco materiale per l'accrescimento del buco nero al loro centro, hanno trovato che qualsiasi ulteriore crescita del buco nero non può essere spiegata da fenomeni normali, non può essere spiegata da processi astrofisici, e confrontando quindi galassie lontane con galassie lontane più giovani con galassie vicine, hanno notato che la crescita era molto maggiore di quanto fosse previsto dall'accrescimento o dalle fusioni. Per confermare questa ipotesi, quindi, hanno ampliato il loro studio ad altre galassie, ad altri punti dell'universo, ed hanno confermato che i buchi neri contribuirebbero cosmologicamente come energia del vuoto. E questo fenomeno è chiamato accoppiamento cosmologico. Ovviamente sono studi all'inizio, quindi niente di tutto questo è stato confermato e bisognerà ovviamente approfondire tutto il discorso. Bene bene, eccoci arrivati alla parte più interessante di questo video. Rispondiamo alle vostre domande. Ne avete fatti tantissime, alcune di queste meriterebbero dei video molto più approfonditi a riguardo, mentre altre si collegano a video che avevo già affrontato sull'altro mio profilo, quindi ve li linko qua sotto in descrizione. Andiamo a rispondere a quelle più semplici. Per prima cosa mi chiedo: qual è il buco nero più piccolo mai scoperto? Ad oggi la letteratura è vastissima, ogni giorno abbiamo nuove scoperte. Da quello che ho trovato, il buco nero più piccolo risulterebbe essere un buco nero che si trova nella costellazione dell'Unicorno, è infatti chiamato buco nero Unicorno. Si trova molto vicino alla Terra, circa 1500 anni luce da noi, e nonostante sia molto piccolo ha comunque una massa pari a 3 volte la massa del nostro Sole, quindi è piccolo, diciamo, fino a un certo punto. La seconda domanda mi si chiede: cos'è la spaghettificazione? Cosa succederebbe se venissimo spaghettizzati? Avevo fatto un video riguardo che vi linko sotto. Allora, la spaghettificazione che cosa implica? Intanto è un effetto ipotetico, perché nessuno si è mai avvicinato a tal punto a un buco nero. E comunque, quando un oggetto è in caduta verso il centro di un buco nero, la forza di gravità aumenta all'aumentare della vicinanza a questa singolarità, quindi la parte dell'oggetto più vicina alla singolarità subirà un'intensità maggiore rispetto alla parte più lontana, provocando quindi un allungamento dell'oggetto che finisce quindi per essere stirato, e da qui la parola spaghettificato. Un'altra domanda interessante è: ma com'è possibile che buchi neri emettano getti di gas? Allora, questa domanda in realtà è fonte tutt'oggi di studio, uno studio molto intenso e molti pareri discordanti anche tra gli scienziati stessi. Vi riporto quello che ho trovato da fonti che reputo affidabili. Ciò che è certo è che l'origine di questi getti non vada cercata all'interno della singolarità, ma anzi al di fuori di esso, quindi esternamente all'orizzonte degli eventi, che, come dicevo, è il limite oltre il quale niente può più uscire. È probabile che a causa della forte attrazione gravitazionale la materia che circonda il buco nero sia attratta da esso con una fortissima accelerazione. Attorno al buco nero così si sviluppa un disco di materia in rapida rotazione, che è quello che noi chiamiamo disco di accrescimento, parte del quale appunto precipita all'interno del buco nero. Queste condizioni sarebbero ideali per dare origine ad un campo magnetico, il cui asse è perpendicolare al disco di accrescimento e quindi fungerebbe come via di fuga per particelle relativistiche. Questa direzione privilegiata creata da questo campo magnetico è quella che
provocherebbe l'emissione di questo oggetto, che sarebbe per cui alimentata dal disco di accrescimento e non dal buco nero stesso. Ma come dicevo, ad oggi sono in corso delle verifiche e delle simulazioni per accertare questa ipotesi. Un'altra domanda è il numero di buchi neri presenti nella Via Lattea. Anche questa domanda è molto difficile, è molto difficile avere una stima di tutti i buchi neri che sono all'interno della Via Lattea. Questo perché molti buchi neri sono proprio impossibili da rilevare a causa del fatto che si aggirino in solitudine nella nostra galassia. Si stima comunque ci siano milioni di buchi neri, da 10 a 200 milioni addirittura intorno a noi. L'ultima domanda che andiamo ad analizzare è se si possa creare effettivamente un buco nero qua sulla Terra con le tecnologie che abbiamo. Di questo anche avevo fatto già un video, il video si intitolava "Si può creare un buco nero?". Vi linko sempre il Reels collegato al profilo di Instagram e la domanda è ovviamente teoricamente sì, è possibile perché per creare un buco nero non è necessaria una massa di decine di volte quella del Sole, ma basterebbe anche un oggetto con una massa estremamente compressa o estremamente densa, e quindi si potrebbe creare un buco nero utilizzando energie elevatissime. Potremmo allora pensare di utilizzare gli acceleratori di particelle, ma purtroppo anche gli acceleratori più potenti che ad oggi esistono qua sulla Terra non avrebbero assolutamente l'energia sufficiente per ricreare un buco nero. Pensate che con le tecnologie attuali, per creare un buco nero con una densità estremamente bassa, occorrerebbe un acceleratore di particelle del diametro della Via Lattea. Quindi direi che ad oggi questa possibilità è completamente esclusa. Questa domanda era l'ultima, ma non ultima. È stato sperimentato il passaggio in un buco nero? Se sì, com'è andata? Se no, succederà mai? Assolutamente ad oggi non è mai successa una cosa del genere, quindi non abbiamo idea di che cosa capiti all'interno della singolarità. Come dicevo prima, ci sono delle teorie della gravità quantistica che cercano di rispondere a questa domanda, e se si farà in un futuro molto 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 prossimo, anche perché come abbiamo visto prima abbiamo scoperto dei buchi neri vicini alla Terra. Questi sono comunque da 3.000 a 15.000 anni luce da noi, per cui è assolutamente impossibile raggiungerli, dato che abbiamo il vincolo dell'impossibilità di superare la velocità della luce. Spero che questo video vi abbia incuriosito. Vediamo come va questa prima prova. Vi ringrazio tutti per essere arrivati fin qua, quindi un bacione. Ciao, buona giornata a tutti, o buona serata, o qualsiasi altra cosa facciate dopo aver visto questo video. Un bacio!